Ciao a tutti, nuovo video. Oggi video veramente veloce, perché so che spesso dico oggi video veloce e poi parlo 20 minuti. Mentre no, oggi sarà un video veloce. Un video veloce perché mi è venuta un'idea per una possibile tipologia di video e quindi volevo parlare un attimo con voi, chiedervi cosa ne pensate e insomma, vedere un attimo se è una cosa fattibile, una cosa che vi può interessare o è una perfetta cavolata che mi è venuta in mente così. Random. Allora, il tutto parte da una foto che ho messo su Instagram l'altro giorno. La foto era di questo prodottino qui, che ancora non l'ho utilizzato, che è la mousse doccia all'olio di mandorle dolci dell'Erboristica. L'ho acquistata l'altra mattina, sono andata da Small, l'ho presa perché, come avevo detto nel post, faccio più attenzione al viso piuttosto che al corpo, quindi spesso non metto la crema corpo perché sono pigra, perché non c'ho voglia, perché l'estate fa caldo, perché d'inverno fa freddo e tutte queste cose qui, e poi anche come bagno schiuma, non doccia schiuma, non sto a fare molta attenzione, e quindi ho deciso che magari dovrei cercare di migliorare questo aspetto. Allora ho comprato questo prodotto, vi dico, non ho ancora iniziato ad usarlo, però inizierò presto, e proprio facendo questa cosa, visto che io non sapevo, cioè conosco la linea perché uso appunto la crema viso che adoro, mia mamma usa il siero e comunque mi piace come azienda, però di questo prodotto non sapevo nulla. Ovviamente per un doccia schiuma non è che sia così fondamentale sapere recensioni o sapere pareri prima di acquistarlo, soprattutto se poi costa 4 euro. E proprio pensando a quello, appunto, questo l'ho preso così, in velocità. E mi è venuto in mente che forse potrei a volte fare così. Quindi acquistare dei prodotti, che siano di make-up, che siano di cura della pelle, quindi per il viso, per il corpo. Magari dei prodotti che posso trovare quando vado da Small, quando vado da Tigotà, anche al supermercato, magari delle offerte. Perché ovviamente buttarsi alla cieca così non è che si vada a spendere chissà che cifre. Quindi magari per trovare dei prodottini e poi dirvi che cosa ho acquistato e dirvi cosa ne penso. Perché se questi generi di video servono appunto per essere un po' più oculate negli acquisti, per prendere meno cantonate tutto quanto, però facendo video non è neanche che posso sempre cercare di acquistare in modo sicuro. Può essere utile anche un parere su un prodotto che altrimenti non comprerei, però che a voi può interessare, e quindi un prodotto scelto un po' a caso, ovviamente che utilizzo e non un prodotto di cui non me ne frega niente, cioè una cosa che posso utilizzare, magari scegliere quella tipologia di prodotto perché è nuovo, perché non ne so niente, per condividere con voi la mia opinione. Non lo so, se vi può sembrare una cosa carina, si può fare, non lo so, potrebbe essere proviamo un prodotto, una cosa del genere, boh, dopo si penserà un po' meglio come organizzare il tutto tecnicamente, però potrebbe essere un'idea per cercare di proporre più prodotti possibile, perché sì, magari si cerca di fare il video sul prodotto che esce al momento piuttosto che sul prodotto che ci piace molto, però a volte ci troviamo a scegliere prodotti di emergenza anche e non abbiamo magari molte indicazioni. Quindi io pensavo di fare una cosa del genere. Che dite? Può essere? Può non essere? Fatemi sapere nei commenti, ditemi tutto, ditemi se vi sembra una buona idea, se non è una cavolata, se lo fanno già altre ragazze, io non lo so e quindi non serve. Aspetto i vostri commenti, il video stavolta spero sia stato veloce, e vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo piccolo delirio, ringrazio sempre perché mi seguite e ci vediamo al prossimo. Ciao!